Oggi ti insegnerò a creare un pasto sano ed equilibrato utilizzando lo strumento del piatto sano, ideato dall'Università di Harvard. Ti darò tante nuove idee che ti aiuteranno a creare un pasto, soprattutto quando sei fuori casa, pensando alle associazioni e alle combinazioni degli alimenti. Come riferimento prendiamo il classico piatto tondo che andremo a dividere in due parti. Divideremo a metà. L'altra metà la dividiamo ulteriormente in due sezioni. Ora andremo a vedere nello specifico cosa inserire in queste parti. Partiamo dalla verdura, che occuperà la parte più abbondante, ovvero metà del piatto. Le proteine occuperanno invece un quarto e infine i carboidrati occuperanno l'altra parte del piatto. Partiamo dalle verdure. Le verdure sono la parte più importante, che occupa metà del piatto. Perché è fondamentale la verdura? Perché essa contiene soprattutto fibra, che ci dà sazietà, ma che serve anche a regolare la giusta funzionalità intestinale, e ci fornisce anche soprattutto vitamine, minerali, antiossidanti e composti fitochimici. La verdura ha anche un effetto modulatorio, infatti va a rallentare l'assorbimento di grassi, zuccheri e colesterolo. Quindi essa deve essere sempre presente, sia a pranzo che a cena, e la puoi consumare sia cotta che cruda. Ora andiamo a vedere la parte dei carboidrati. In questa sezione potremo scegliere fra vari tipi di carboidrati. Partiamo per esempio da cereali integrali come riso, farro, orzo, quinoa, miglio, essi hanno degli zuccheri complessi a lento assorbimento che ci forniscono molte fibre. Soprattutto anche la pasta integrale è un'ottima scelta, e anche il pane integrale o i crackers integrali. Le patate, anch'esse rappresentano una fonte di carboidrati, sono un'alternativa. Valida sostituzione anche la frutta, ricca di vitamine, sali minerali e fibre, può essere una sostituzione valida al posto di pane o pasta, anch'essa ricca di vitamine e sali minerali, e ti consiglio di scegliere sempre la frutta di colori diversi per avere tanti nutrienti. L'altra parte del piatto verrà occupata da una componente proteica, che deve essere scelta soprattutto pensando alle proteine nobili, quindi carne bianca da mangiare più frequentemente, la carne rossa va limitata nel consumo settimanale, così come gli affettati. Il pesce è sicuramente la proteina nobile per eccellenza, e puoi scegliere tra pesce bianco ma anche pesce azzurro. Infatti quest'ultimo è ricco di omega 3 ma anche di vitamina D. Un'altra sostituzione proteica può essere il formaggio, da scegliere sia fresco che stagionato. Attenzione alle frequenze, perché contiene molti grassi saturi. Le uova sono un'altra sostituzione proteica da consumare anche due o tre volte a settimana. Non dimentichiamoci dei legumi, fagioli, ceci, lenticchie, e si hanno molte proteine vegetali, ma è importante pensare alle associazioni, perché i legumi vanno sempre associati a dei cereali integrali per raggiungere il quadro completo degli aminoacidi essenziali. Ora andiamo a vedere invece la parte dei condimenti, i grassi. I grassi devono essere presenti e sono fondamentali per la nostra alimentazione. Pensate che servono anche per la produzione ormonale. La scelta eccellente è l'olio extravergine d'oliva, ricco di acidi grassi monoinsaturi, ma anche di composti antiossidanti e antinfiammatori come idrossitirosolo, tirosolo e squalene. Noci, nocciole, mandorle, semi di zucca, semi di girasoli, tutti i semi oleosi sono da poter inserire nella nostra alimentazione, perché ricchi di fibre, di sali minerali, di vitamina A, E e di acidi grassi insaturi. Anche l'avocado è un'ottima scelta, perché è ricco di acidi grassi monoinsaturi.
La parte invece dei condimenti si arricchisce delle spezie. Le spezie danno carattere e fantasia anche alle nostre ricette e permettono di controllare anche il contenuto di sale. Quindi via libera a peperoncino, rosmarino, origano, basilico, timo, salvia, cannella, aglio, cipolla, tutti ricchissimi di micronutrienti e sostanze antinfiammatorie. Possiamo anche utilizzare spezie o erbe aromatiche più orientali, per esempio come la curcuma o lo zenzero, anch'esse ricche di micronutrienti molto utili per la nostra salute. Per quanto riguarda la bevanda, l'acqua è la scelta migliore. L'acqua è fondamentale per tutti i processi metabolici ma anche digestivi e è importante per la corretta idratazione del corpo. Ricordiamoci che il corpo è composto per il 60-70% di acqua. Ecco, sono sicuro che tutte queste idee ti aiuteranno a raggiungere il tuo obiettivo di benessere e salute. È chiaro che questo è un punto di partenza, il piatto sano, perché per personalizzare e fare un'alimentazione più specifica bisogna calcolare poi i tuoi personali fabbisogni metabolici e di nutrienti, che possono essere fatti con una visita più specifica e personalizzata. Puoi seguirmi anche sulla mia pagina Facebook, ma anche sul mio blog, che è www.mangiasano.me, dove troverai tantissimi articoli di nutrizione per lavorare soprattutto sull'informazione e sull'educazione alimentare. Condividi pure questo video con i tuoi amici o con i tuoi cari e ti aspetto al prossimo video. A presto!